Dopo ben 2 anni dall'uscita delle console next gen, siamo finalmente pronti per trovare una soluzione all'eterna diatriba: Xbox o PlayStation? Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Finalmente è arrivato il momento di mettere un punto sulla questione next gen. Se ancora non avete acquistato una di queste due console, dopo 2 anni finalmente si riescono a trovare, bene o male, entrambe. Con un po' di difficoltà magari, ma si trovano. E quindi è giunta l'ora, appunto, di prendere una decisione. Finalmente abbiamo un po' tutte le carte per riuscire a capire quali sono i punti forti di Xbox, quali sono quelli di PlayStation e riuscire quindi a fare una scelta oculata. Quindi oggi abbiamo deciso di fare non uno ma ben 2 video, ovvero 5 motivi per scegliere Xbox e 5 motivi per cui scegliere PlayStation 5. Quindi non vi daremo la risposta alla domanda perché abbiamo la coda di paglia, ma vi daremo tutti i mezzi per poter scegliere con consapevolezza. Cominciamo con i 5 motivi per cui scegliere PlayStation 5. Partiamo dai meno importanti per arrivare fino a quei motivi che fanno veramente la differenza tra le due console. Il primo motivo per scegliere PlayStation è l'interfaccia. L'interfaccia del sistema operativo di PlayStation è più chiara, più semplice e più intuitiva rispetto a quella di Xbox. Rispetto a PlayStation 4 c'è stato un grande miglioramento e devo ammettere che navigare all'interno dei menu di PlayStation veramente è una figata, ma soprattutto è semplicissimo. I menu rapidi sono sempre coerenti con quello che si sta facendo, graficamente, come dicevo, è molto bella, ma soprattutto le categorie con cui vengono divisi i giochi e tutti i vari menu sono veramente intuitive e sensate. Secondo motivo, la personalizzazione. Con PlayStation ci ritroviamo tra le mani un design molto particolare. La cosa positiva è che possiamo un po' modificarlo. Quindi possiamo andare a sostituire i plate laterali con plate originali Sony di colori bizzarri ma molto carini, oppure con plate anche di terze parti che vanno a cambiare oltre che i colori anche la forma. Questo porta anche a una serie di vantaggi secondari, per cui ovviamente se andiamo a rovinare la nostra console, quindi a graffiarla per esempio, abbiamo la possibilità di sostituire i plate e renderla di nuovo come nuova, ma ancora più importante, questo ci permette di arrivare con facilità all'interno della nostra console, permettendoci quindi di pulirla con estrema facilità. Lo sappiamo, le console si riempiono di polvere col tempo, lasciandole sempre lì nello stesso posto con ventole che aspirano come dei draghi, quindi avere la possibilità di pulirle semplicemente è veramente un grosso plus. Terzo motivo è il PlayStation VR. Questa console infatti è l'unica al momento che ci permette di giocare in realtà virtuale. Non c'è molto altro da aggiungere, se volete giocare in VR dovete comprarvi una PlayStation o un computer, ma tra le console PlayStation, ripeto, è l'unica che ci permette di avere un visore. Il VR ovviamente è molto costoso, quasi al pari di una console, però comunque devo dire che se vi piace la cosa, l'esperienza ne vale la pena, nel senso avere una console piuttosto che un computer sul cui giocare in VR effettivamente è molto comodo. Ora arriviamo agli ultimi 2 motivi che sono quelli che veramente secondo me fanno tutta la differenza. Il quarto motivo per scegliere PlayStation infatti è il controller. I nuovi DualSense di Sony sono una cosa incredibile. Grazie al feedback aptico e i grilletti adattivi, l'esperienza che si ha giocando con uno di questi controller è praticamente imparagonabile a qualsiasi altro controller sul mercato. E se all'uscita di PlayStation 5 c'erano veramente pochi titoli che lo supportavano e che li sfruttavano a dovere, ad oggi i titoli che li sfruttano come si deve sono veramente tanti e vi assicuro che giocare a qualsiasi titolo con un DualSense piuttosto che con qualsiasi altro controller vi cambierà l'esperienza di gioco. Quindi devo dirvi che nonostante secondo me uno dei joystick sia nel posto sbagliato, questo non va qui Sony, va qui. Comunque questo rimane il miglior controller di questa generazione. E ora arriviamo al quinto e più importante motivo per scegliere PlayStation. E lo so che lo sapete già, lo sappiamo tutti, sto parlando delle esclusive. Ormai da anni Sony ci sta viziando con delle esclusive incredibili e PlayStation è fatta di quella. PlayStation vive sulle sue esclusive, giochi come God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Horizon, tutti gioconi che si possono giocare solo ed esclusivamente su PlayStation. A onor del vero, ultimamente i giochi più vecchi cominciano a vedersi su PC, però se volete giocare alle esclusive PlayStation come si deve e soprattutto al day one, compratevi una PlayStation. Nonostante negli ultimi tempi le esclusive Xbox stiano crescendo e migliorando, comunque PlayStation è ancora inarrivabile e penso che se le cose andranno come stanno andando in questo momento, PlayStation avrà sempre la meglio dal punto di vista delle esclusive. E soprattutto le esclusive Xbox alla fine si possono giocare tutte anche
su PC. Spesso le esclusive PlayStation si rivelano essere i migliori giochi dell'anno e ogni volta che esce un nuovo gioco questo polarizza sempre il mercato. Le esclusive PlayStation sono quelle che alla fine fanno la differenza, sono quelle che spingono gli sviluppatori a fare sempre meglio perché sono delle cose veramente incredibili. Se pensiamo quando è uscito The Last of Us, il primo capitolo, era un gioco incredibile a livello di narrazione, a livello di grafica, a livello di ambientazione, di sceneggiatura, quindi era come giocare un film. E ha portato un vero cambiamento all'interno di tutto il mondo sviluppatori di videogiochi, perché la gente ha cominciato a volere quella cosa lì e hanno cominciato a sviluppare giochi che ci assomigliassero o comunque che avessero quel tipo di filosofia. Adesso hanno fatto pure la serie TV su The Last of Us, che hanno detto che è quasi più bella del gioco, quindi una cosa che cioè PlayStation trascina anche il mercato della televisione. Come sempre qui sotto in descrizione vi lasciamo un po' di link utili, da il link d'acquisto della PlayStation su Amazon, che ogni tanto è disponibile, ogni tanto no, però ultimamente si trova, a un link per dei plate di ricambio, controller, tutte cose che possono tornarvi utili se decidete di acquistare una PlayStation 5. Se ancora non vi siete decisi, vi lascio qua sopra il collegamento al video 5 motivi per cui Xbox è meglio di PlayStation 5. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech, o a tra poco nell'altro video.